Bella ragazzi, io sono Stefanone e faccio una riparazione. Vendo metal detector da qualche anno, 27-28 anni, e con tutti i garettini che sono in giro, garettino AC250 Euro ACE, ce ne saranno anche 70-80 mila in giro per l'Italia. Ogni tanto qualche garettino si rompe, però attenzione, stavolta non è colpa del garettino, ma è colpa delle batterie interne che sono state messe dentro nel garettino, che avete visto nell'altro video, vi ho fatto vedere l'ingrandimento, che perdendo l'acido, anche solo coi vapori, senza che l'acido lambisca la scheda, anche solo coi vapori dell'acido che emanano, che escono dalle batterie, si ossidano le piste, si ossidano i componenti e dopo si brucia tutto, è da cambiare la scheda intera. E allora, da Stefanone andiamo avanti con la riparazione. Guardate qui questo bel tester digitale, multimetro a colori, tutto automatico, autorange, 40 euro chi lo vuole, ne ho una ventina. Intanto per prima cosa faccio il test in ohm, metto su ohm, vedete, ohm, faccio il test dei avvolgimenti della bobina. Comunque guardate, la bobina è nuova, non si può dire neanche che l'ha usato tanto, qui è proprio colpa delle batterie. Attenzione alle batterie, se non lo usate per tanto tempo, per un mesetto, togliete le batterie, anche solo che non lo usate per 2-3 settimane. Togliete le batterie, così siete sicuri che se perdono un po' l'acido, i vapori non danneggiano i componenti elettronici. Qui non segna. Vediamo gli avvolgimenti se sono buoni. Questi sono i controlli che si fanno generalmente. Ecco, vedete, questo è un avvolgimento che dà 4 ohm di impedenza. L'impedenza non sarebbe uguale alla resistenza, ma diciamo che è pressoché similare. Allora, questo è l'avvolgimento di bassa. Ecco, e questo è l'avvolgimento di alta, 30 ohm. Io direi che la bobina è buona, vedete, muovo anche il cavo che non ci siano dei falsi contatti, sia, vedete, è perfetto. La bobina di fatti abbiamo visto che è praticamente nuova. Bene, allora andiamo avanti con la sostituzione, la riparazione con Stefanone. Adesso faccio leva alle due mollette. Ecco qua la scheda. Guardate, vedete? Lì si è ossidato addirittura il pad della batteria, che ci ha messo una goccia di stagno. Guardate lì, si sono ossidate le resistenze. Attenzione alle batterie che fanno sempre dei brutti scherzi. Guardate lì che roba. Adesso apro l'altra schedina nuova. Che bella schedina. Il garettino, guardate mo che differenza, scheda vecchia e scheda nuova, eh? E allora, questa l'ho messa così incastrata, ecco,
c'è la molletta, qui c'è la molletta, questo è a posto. Poi sgrassante speciale per uso professionale di parti elettriche. Questo spulisci i contatti, così siamo a posto. Poi facciamo un altro lavorino. Dov'è? La 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 la. Diamo anche una lucidatina. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed. Adesso metto su il frullino. Cambio la punta nel frullino. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. E metto su lo spazzolino, così. Il bianco. Il bianco. Una schiacciatina ai contatti. Fa sempre bene. Perché questi sono un po' sudati anche loro. Ecco. Cos'è un turbo frullino? Adesso do una pulitina. Con Stefanone ogni riparazione è un successone. Ecco qua.
Questo invece fuori. Questo posto. Ecco. Allora, adesso qui si attacca, si collega i due fili dell'altoparlante dello speaker. Sono a ritenuta, vuol dire che uno li spinge dentro e si bloccano da soli. Io se tiro non vengono più indietro, a meno che non metto un piccolo cacciavitino a taglio super fine che apre la molletta, e quando li ho inseriti tiro nel filo che verifico che siano collegati bene. Allora faccio altro che rimettere dentro e rimontare alla rovescia di come è stato rimontato in precedenza. Mettendo la vite con la ghiera della presa bobina. La vite con la ghiera della presa cuffia. Se io mi metto una benda va a finire che cambio la scheda occhi chiusi. Ecco qua, e poi sopra ci sono le due viti. Stringo, ma non troppo. Ecco qua, questo posto, spettacolo. Qui vado a prendere le batterie. Io vado a prendere le batterie perché queste sono le piccole. Arrivo subito. Vado a prendere le batterie in 448.
Ecco qua. Sono andato a prendere le batterie. Ecco qua, allora, batteria montata, adesso collego la bobina e poi accendo lo strumentino, ci mettiamo anche, vediamo cosa succede, accensione. Oppala! Adesso sono sotto alla lampada, la spengo. Proviamo il pinpointer. Proviamo i modi. Coin. Custom, jewelry, proviamo la discriminazione, qualche spettacolo, e proviamo con la monetina. Troppo ferro. Senti che tocco. Monetina. E guarda come tira. Questo garettino è un gioiellino. Bene ragazzi. Allora, se avete da riparare. Adesso lo spengo. Se avete da riparare dei garettini ACE 250, 150, Euro ACE 350, contattate Stefanone che vi fa una bellissima riparazione. Ciao a tutti!